Buonasera, da Sanni, guardate cosa mi hanno comprato e regalato, fiore Ricciarelli di Siena, Si ricomincia a mangiare un po' di dolcetti, tanto non ingrasso, carissimi. E volevo salutare, dottor Stranamore Thomas perché sì, è vero, gliel'avevo promesso, poi nell'altro video non l'avevo salutato, me ne sono scordata, quindi lo saluto subito, così me lo ricordo subito. E fantasie, golose, sapori, tradizioni, tradizione dolciaria, e guardate che cosa sono, Aspettate, vi faccio vedere. Praticamente sono una serie di dolcetti. E sarebbero queste fantasie golose, i cantuccini, poi questi qui sono cioccolato e nocciola, e poi c'è i fichi con le noci, e sono tutti i tipi di dolci che ci sono adesso vicino a Carnevale Toscani. La sapori, infatti, oh mamma mia, come sono, mi è accaduto. Tradizione dolciaria della Sapori, appunto, in Toscana. E a proposito di dolcezza, io rimango basita sempre di più, però, perché siete di un'arroganza, non vi si può neanche dire niente per fare un commento un po' scherzoso, un po' così, un po' più. Niente, rispondete subito male, parolacce. E va bene, volevate sapere cosa ne penso di quei canali che vengano trattati un po' così. Allora, i grandi canali lo dovete sapere, è inutile che vi lamentate e poi andate a fare dei video contro i grandi canali, quelli che cominciano ad avere successo. È vero, i grandi canali possono rispondere o trattarvi male, oppure non darvi tanta importanza, oppure di dire leva questo video perché non va bene. D'altronde i grandi canali sono così, quando cominciano a ricevere doni, quando cominciano a monetizzare, poi è chiaro che si sentano in dovere un po' di comandare e certo non vogliano essere comandati e poi magari comandano loro. Se tu ci stai a quello che vogliono loro, ma è un po' il costo di tutti i canali. Appena cominciano ad arrivare a non so quanti iscritti, fanno così. Oltretutto, una persona, se anni, anni, anni che fa video da quando, dagli anni 90, dagli anni 2000, insomma, probabilmente si sente di gestire il canale in questa maniera e sa un po' come manovrarvi e un po' come destreggiarsi. Non è facile avere un canale, comunque, non è assolutamente facile. Ma anche voi nel vostro piccolo siete, guarda, di un'arroganza, figurati i grandi canali. Voglio dire, vi lamentate e poi anche voi rispondete come un cane. Cioè, io proprio basta. A proposito di dolcezza, ve l'ho fatti vedere questi dolcini stasera a Mingozzo, carissimi, alla faccia vostra. E tanto non sono cicciona. E per farvi capire che io sono per la dolcezza, mi sono stancata dei vostri modi. Banno, adesso comincio a bannare. Poi sono veramente stanca di quel fake che continua a offendermi e a ripetere tutte le parole che dico. Dunque, mi venite a dire io ho raschiato il fondo, ho raschiato io il fondo. Raschiare il fondo è trattare male le persone, minacciare di morte, prendere in giro, fare il clone, prendere la foto di un altro e non avere una vita propria. Io, a me non mi pare di aver fatto tutte queste cose. Se ho le mie idee politiche e religiose, non l'ho certo perché sono sola e mi manca un uomo. Cioè, voi è tutto in base a quello, eh? Se si scopa o non si scopa.